Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di My Matematica. Oggi parliamo di teorema di regolarità per sottosuccessioni. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Mi raccomando, prima di partire non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella, soprattutto se questi contenuti vi stanno veramente aiutando e sono di vostro gradimento. Vi lascio inoltre qua su in alto a destra la playlist per accedere ai video di Analisi Matematica 1, in cui troverete veramente tantissimo materiale. Di tanto in tanto farò comparire qua e là qualche video riguardo questi argomenti che sto trattando in questo periodo, ovvero successioni e sottosuccessioni. Andiamo a vedere questo importantissimo teorema, di cui poi analizzeremo in verità la sua conseguenza, che è molto molto importante. Il teorema ci dice sia A con n una successione e A con nk una sottosuccessione. Allora, quello che noi vogliamo dimostrare è che se il limite per n che tende a più infinito di a con n è uguale ad L, ovvero se la successione è convergente ad L appartenente a R, allora anche il limite per n che tende a più infinito, per k, scusate, che tende a più infinito di a con nk è uguale ad L appartenente ai numeri reali. Quindi, se la nostra successione converge ad un limite L, convergerà sicuramente anche la sottosuccessione. Vediamo un pochino come effettuare questa dimostrazione. Prima di vedere la dimostrazione, dobbiamo andare a inserire però un piccolo lemma, molto importante, perché lo utilizzeremo all'interno della nostra dimostrazione. Questo lemma dice che sia A con nk una sottosuccessione di A con n e sia A con n monotona crescente. Si può allora dimostrare che nk è sempre maggiore o uguale di k. Vediamolo al volo con un esempietto e poi andiamo a studiarne la dimostrazione. Supponiamo di prendere la nostra serie A con n, la solita serie n quadro, quindi abbiamo i termini 1, 4, 9, 16 e così via. E andiamo a prendere A con nk, dove nk è uguale a 2k. Quindi, ad esempio, se k fosse uguale a 1, allora n1 chi sarebbe? Sarebbe 4. Il primo elemento della sottosuccessione è 4. Tutto là. Quindi, questo ci fa vedere che nk, in questo caso n1, che risulta essere uguale a 4, è maggiore strettamente di 1, che invece è k. Ma cerchiamo adesso di dimostrarlo in modo più generale. La dimostrazione la facciamo per induzione su k. Quindi suppongo vero e diciamo questa è la cosiddetta base induttiva per k uguale 1 che allora n1 sia maggiore o uguale di 1 e suppongo vero che nk allora sia maggiore o uguale di k. Che cosa devo dimostrare? Devo dimostrare che
nk sia maggiore o uguale di k più 1. Allora, io innanzitutto nk più 1, scusate, sia maggiore di k, maggiore o uguale di k più 1. Allora, per ipotesi, nk è crescente. Quindi questo significa che nk più 1 risulterà essere maggiore di nk. Tuttavia, per la supposizione che abbiamo fatto, nk risulterà essere maggiore o uguale di k. Da questa disuguaglianza segue allora che nk più 1 deve essere maggiore di k strettamente. Dire che nk più 1 deve essere maggiore di k strettamente implica che allora nk più 1 deve essere maggiore o uguale di k più 1. E questo chiude la nostra dimostrazione. Quindi adesso andremo a utilizzare questo fatto per dimostrare il teorema di regolarità. Quindi andiamo a vedere la dimostrazione del teorema di regolarità. Riporto brevemente quello che dice il teorema, che se il limite per n che tende a più infinito di a con n è uguale ad L, allora il limite per k che tende a più infinito di a n k è anch'esso uguale ad L, con L appartenente ai numeri reali. Allora, come impostare questa dimostrazione? Allora, per ipotesi, a con n tende ad L per n che tende a più infinito, quindi a con n converge. Se a con n converge, quindi per definizione di convergenza, allora per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice n epsilon appartenente ai numeri naturali, tale che la distanza che c'è tra a con n e il suo limite L è più piccola di epsilon per ogni n che supera n con epsilon. Adesso dove sta il punto? Che io che cosa faccio? Prendo a nk sotto successione di a con n. Dal lemma precedente, quindi dal lemma, abbiamo dimostrato che nk risulta essere maggiore o uguale di k. Allora, questo che cosa implica? Che se scelgo un k maggiore di n con epsilon, accade che, ovviamente lavorando con alcuni elementi di a con n, per ogni epsilon maggiore di 0 esisterà questo n con epsilon appartenente ai numeri naturali, per cui la distanza tra gli elementi a nk ed L risulterà essere minori di epsilon per ogni k maggiore di n con epsilon. E quindi questo chiude la nostra dimostrazione. Ma qual è la cosa più importante di questo teorema? È la sua contronominale. Ricordiamo un po' di logica matematica. A implica B. Allora la contronominale che cosa dice? Che se non è vero B, allora non è vero A. Quindi l'importanza di questo teorema non sta nella sua implicazione classica, cioè il teorema ci dice che il limite per n che tende a più infinito di a con n uguale ad L, e quindi
il limite per k che tende a più infinito di ank è uguale ad L, con L appartenente ai numeri reali. La contronominale invece ci insegna che se a nk risulta essere divergente, quindi fatemelo scrivere in questo modo, se a con nk diverge, allora a con n diverge. Quindi spesso quando si lavora con una successione e si vuole dimostrare la sua natura di convergenza o divergenza, ma spesso lo studio del limite risulta essere troppo complicato, si potrebbe operare sulla sua sottosuccessione. E sicuramente questo teorema ci sta dicendo che se la sottosuccessione diverge, certamente divergerà anche la nostra successione. Con questo, ragazzi, il video termina qua. Spero di avervi aiutato e di avervi accompagnato nello studio di questo argomento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!